Cucù. Wow. No, vabbè. Scusate. Quella è la fame, quella è la fame, perché è ora di pranzo. E in realtà io stavo pranzando, però mi è venuta l'ispirazione adesso, sto mangiando, vi mostro cosa stavo mangiando, un French toast. Oggi non ho fatto pasta e ho voluto provare per la prima volta questa nuova ricetta. Se volete io ve la mostro. Il French toast di solito ha avocado, salmone, uova. Per chi non lo conoscesse, magari se vuole posso fare un video sulla ricetta. Intanto adesso me lo mangio. E dicevo, mentre mangiavo mi è venuta un'ispirazione creativa. Lo dico per chi non lo sapesse ancora, questo è un canale dell'imperfezione, della banalità, della semplicità e anche della creatività. Oggi volevo farvi vedere un riutilizzo di un oggetto di scarto, cioè no, di un particolare di scarto di un oggetto. Guardate, questo intanto vi dico è un... avete capito cos'è? No? Ve lo dico io. È un porta profumatori per ambienti. Vedete, all'interno è un foro, l'ho fatto io interamente da zero. Qui ho creato un foro in modo che possa andare, sapete quelle bottigliette che si vendono, sono in commercio ovunque e hanno i deodoranti dentro, cioè di profumatori per ambienti che hanno anche gli stecchini compresi. Allora, magari uno prende la bottiglietta, la butta via gli stecchini e poi diciamo ricompra l'altro. Io che ho fatto? Ne ho comprato uno, lo metto all'interno del porta profumatore e poi lo riutilizzo, cioè lascio sempre quella bottiglietta e aggiungo il profumo, anche se è diverso, non importa, comunque l'odore va via, il profumo va via e si ripristina quello nuovo. Ma perché vi sto parlando di questo? Innanzitutto ci sono i papaveri, scusate, non è proprio periodo, siamo a ottobre, figuriamoci. Però era l'unico che avevo in casa, dove ho riutilizzato un particolare che è da cestinare, però io naturalmente potevo mai cestinare questo particolare. Guardate, per questi profumatori per ambienti che io creo, servono delle basi, perché a me non piace che vada direttamente sul mobile così. Ho creato un rialzo, è un rialzo, indovinate cosa ho preso per fare questo rialzo? Naturalmente è ricoperto, l'ho ricoperto, vi mostro, guardate, è il cerchio interno dello scotch, che una volta terminato naturalmente va buttato, ma io posso mai buttare un qualcosa, e questo è cartone pressato, è bello rigido, duro, ma non ce la faccio proprio, cioè a volte lo metto nella carta da cestinare, ma lo vado a riprendere perché no, può servire. Infatti, vedete cosa ho fatto? Ho fatto la base a questa mia creazione fatta, insomma, interamente, ripeto, a mano da me. Quindi non lo so se magari trovate banale questa cosa, per me non lo è assolutamente, e anzi vi dirò, io tendo a conservare tutte le parti interne degli scotch, non solo quelli grandi. Magari più in là vi faccio vedere qualche altra creazione, qualche altra idea carina per poter utilizzare l'interno dello scotch. Anche io conservo anche i rotolini qui piccolini, perché li ho utilizzati per fare naturalmente sempre qualcos'altro. Bene, io continuo a mangiare il mio French toast, che insomma mi sta chiamando. È veramente buono, è la prima volta che lo faccio, veramente buono. Scusate, alla prossima, E se siete imperfette e creative come me, seguitemi per altri consigli. Ciao!